Questo è il muro di Berlino. Spesso abbiamo in mente un'altra idea del muro di Berlino. Ci troviamo in aperta campagna, a 16 chilometri a sud del centro urbano. Per la prima volta, delle immagini girate nel 1987 ci permettono di fare il giro completo del muro. Mostrano l'integralità del muro di Berlino al suo apice, meno di 2 anni prima della caduta. È un punto di vista inedito, da ovest verso est, attraverso gli occhi di un solo cameraman avventuriero canadese, Patrice Masnet. Questo documentario mostra il muro nella quotidianità di oltre 2 milioni di berlinesi dell'Ovest che vivevano all'occidentale, all'interno di una recinzione più grande di tutti e 5 i borghi di New York messi insieme. Nel corso dei 28 lunghi anni della sua esistenza, gli architetti del muro hanno continuato a difenderlo e a perfezionarlo. Ogni tentativo di evasione, riuscito o meno, era un pretesto per renderlo ancora più invalicabile. Questo giro del muro racconta anche le 4 evasioni più spettacolari che nel corso del tempo ne hanno causato il rafforzamento. Nel 1945, gli alleati conquistano la capitale della Germania ponendo fine alla guerra. Il paese viene diviso in 2 e Berlino sarà occupata da 4 forze armate per 45 anni. Berlino Ovest diventa un isolotto occidentale all'interno di un oceano comunista nel cuore della nuova Germania dell'Est. Per fermare l'esodo di massa dei cittadini da est verso ovest, presto la metà occidentale di Berlino viene barricata dietro a un muro lungo 155 chilometri. Nessuno, all'interno della fortificazione, degna di una prigione di massima sicurezza, tentava di scappare. Anzi, al contrario, la gente all'esterno sperava di trovarvi rifugio.
Mettere piede all'interno della recinzione a Berlino Ovest significava sfuggire alla Germania comunista e avere accesso all'intero Occidente. Solo poche persone sono passate all'azione, a costo della propria vita. Ma la natura umana non sopporta di essere imprigionata. Più un muro è proibito, più viene voglia di superarlo. Il muro poteva essere visto come una semplice frontiera. La gente si adattava, come se fosse l'ordine delle cose. Ma quando ci si sente in gabbia, non si può fare a meno di pianificare una via di fuga. Tra le evasioni che hanno contribuito al perfezionamento del muro, le più spettacolari dimostrano di quanto coraggio e di quanta immaginazione l'essere umano è capace quando ha sete di libertà. Come nel caso di un giovane operaio specializzato austriaco, innamorato di una ragazza berlinese dell'est. Gli stranieri in possesso di un permesso di lavoro avevano il diritto di circolare più liberamente. Heinz Meixner aveva messo a punto un piano tanto semplice quanto audace. Aveva trovato un'auto con il parabrezza rimovibile. Sperava di passare indisturbato, ma sapeva che la mancanza del parabrezza avrebbe insospettito le guardie. Aveva stimato che passando sotto la barriera, le guardie avrebbero perso 3 secondi prima di cominciare a sparare. Per fortuna, aveva ragione. Poco dopo, tutte le installazioni sono state modificate con l'aggiunta di sbarre verticali in acciaio. La manutenzione e il miglioramento del muro rappresentavano delle spese esorbitanti per l'economia precaria della Germania dell'Est. A partire dagli anni Ottanta, quasi 1 miliardo di euro all'anno. D'altro canto, la voglia di evadere non conosceva limiti. Le misure di sicurezza della parte est sono molto elaborate e sofisticate, con sistemi inimmaginabili, pieni di fili in cui si inciampa facilmente. È difficilissimo passare se non sei ben preparato. Scale, biscagline, ramponi. E non dimentichiamo che le griglie metalliche non sono recinzioni qualsiasi. Sono recinzioni dotate di picche rivolte verso est, per cui per scalarle ti tagli sicuramente prima di passare dall'altro lato. Le mani e il torace si lacerano e se per caso ti capitasse di cadere, a quel punto saresti spacciato. Tentare l'evasione passando attraverso il corridoio della morte era un percorso di guerra davvero impegnativo. Per cominciare, bisognava affrontare il primo muro interno dalla parte est, circa 3 metri di cemento o di rete metallica, spesso elettrificato. Poi evitare i sensori di rilevamento che inviavano un segnale d'allarme alla torretta di guardia o attivavano un'arma automatica. Dopodiché, bisognava superare una rete alta circa 2 metri, rinforzata con del filo spinato,
In seguito, i feroci pastori tedeschi dell'RDT legati a dei cavi d'acciaio che gli permettevano di controllare un territorio più vasto. A meno che non mettessero piede su una mina, era impossibile non lasciare impronte fresche sulla sabbia che a tal scopo veniva regolarmente rastrellata. A volte le superfici erbose nascondevano dei tappeti di chiodi lunghi 15 centimetri. Infine, restava il muro più famoso. Una scalata di circa 4 metri sormontata da un cilindro in cemento a complicare ulteriormente le cose. Chi riusciva ad arrivare fino a lì non era ancora fuori pericolo, perché al di là del muro, a ovest, c'era una striscia di terra che apparteneva a Berlino Est, in cui le guardie avevano ancora il diritto di intercettare o di sparare. La vera frontiera era costituita dai molteplici pannelli illustrativi. Veronica, una ragazzina tedesca di 16 anni, ha superato il muro ed è arrivata nel settore francese, per cui in teoria era completamente inattaccabile. Nonostante ciò, i Vopos hanno sparato e lei è caduta proprio lì, 5 metri dopo aver superato il confine. I giovani tedeschi dell'Ovest che vengono qui dicono: ma è terribile, come fate a vivere così? Non si rendono conto che per noi questo è del tutto normale. No, non ce ne accorgiamo nemmeno, siamo abituati. È nascosto, lo vediamo solo in inverno. Hanno installato dei fari nuovi. Mia madre è contenta. Dice che non ha più bisogno di accendere la luce a casa sua, perché è tutto sempre illuminato. Così risparmia. A Berlino, da entrambe le parti del muro, la questione delle fonti di energia elettrica costituiva una sfida perenne. Da un lato, a causa delle restrizioni in materia di approvvigionamento create dalla presenza di un muro che isolava Berlino Ovest dal resto del mondo. Dall'altro, a causa di una rete di produzione incapace di soddisfare la domanda nella Germania orientale. Mantenere un'illuminazione notturna costante lungo tutto il muro tassava pesantemente il razionamento del consumo di corrente per tutti i berlinesi dell'est, soprattutto nella stagione fredda. Così possono anche sorvegliarci, perché dietro al muro ci sono dei binari. Loro passano di lì, si fermano e riprendono quello che succede qui. È semplicissimo. Noi vediamo solo le teste e le cineprese. A volte chiudiamo le finestre perché è troppo illuminato, ma non ci lamentiamo. Il muro è lì da tanto tempo, non se ne andrà mai. Almeno io non credo. Sarebbe bello andare dall'altra parte, proprio lì c'è il lago di Sacrov. Potremmo fare il bagno a soli 5 minuti da qui. Sarebbe così bello, siamo vicini a tutto. Ma non abbiamo il diritto. A 15 minuti di strada potremmo essere a Potsdam. Lassù o dall'altra parte? Secondo me si potrebbe provare a passare da lì. I dissidenti che sognavano la libertà con troppa disinvoltura, così come quelli che passavano all'azione ma venivano arrestati mentre ci provavano, finivano direttamente in carcere senza poter nemmeno comunicare con i familiari. Ma paradossalmente, avevano diritto a una seconda possibilità.
La Germania dell'Est aveva un disperato bisogno di valute straniere, per cui in segreto intratteneva con l'Occidente degli scambi un po' controversi. La vendita di prigionieri politici era diventata una delle principali fonti di guadagno del governo comunista. Tra il 1963 e il 1990, la Germania dell'Ovest ha versato quasi 2 miliardi di euro per liberare circa 32.000 prigionieri politici. Questa inesauribile fonte di guadagno permetteva all'RDT di prendere due piccioni con una fava, svuotare le proprie prigioni e ridurre il deficit commerciale. Nel 1987 il rilascio di alcuni giovani della Germania dell'Est è costato 50.000 euro ciascuno. Mi chiamo Klaus Dieter Prinz, ho 25 anni. Sono stato accusato di tentativo di fuga dalla Repubblica e condannato a 26 mesi di prigione. Ho cercato di lasciare illegalmente l'RDT perché ero sorvegliato dagli organi dello Stato. Sono fuggito a piedi a sud di Berlino Ovest. Sono riuscito a evitare i sistemi di allarme, ma mi hanno arrestato poco prima che raggiungessi l'ultima barriera. Mi hanno messo in custodia cautelare a Potsdam, presso lo Stasi. Ho manifestato davanti a un negozio, un supermercato, quello che è. Avevo scritto su un cartellone più o meno grosso così: libertà di circolazione per i tedeschi. Sarò rimasto 15 minuti, poi sono stato arrestato dalla polizia. Mi hanno dato un anno e 10 mesi. Mi chiamo Frank Plunze e sono nato nel 1962. Sono stato imprigionato dall'RDT con l'accusa di tentativo di fuga dalla Repubblica e di terrorismo alla frontiera. Ho rubato un mezzo blindato dell'esercito su un posto di frontiera in costruzione e ho cercato di forzare le barriere di sicurezza per arrivare a Berlino Ovest. Ho preso 8 anni e mezzo. Di cui ne ho scontati quasi 5. Sì, è la speranza di andarmene che mi ha dato la forza di tenere duro. I treni internazionali garantivano le comunicazioni tra Berlino Ovest e altre 6 città della Germania occidentale. Una di queste è stata teatro di un'evasione davvero ingegnosa. Ute Schmalfuss, una ragazza tedesco-orientale di 19 anni, era innamorata di un francese, ma le era stato negato il permesso di viaggiare. Rischiava la prigione, ma avrebbe seguito il suo Jean-Pierre ovunque. Ute era salita con riserbo sull'ultimo vagone per evitare di attirare l'attenzione. Non aveva il diritto di restare su quel treno diretto a Berlino Ovest e sapeva che tutti i passeggeri sarebbero stati controllati. Il piano di Jean-Pierre era di nasconderla tra 2 valigie, la sua e quella del suo amico Charles. Quasi senza aria e intorpidita, la ragazza è rimasta nascosta per 70 lunghi minuti, senza muoversi e senza sapere se il loro piano sarebbe stato scoperto prima di raggiungere Berlino Ovest.
L'insabbiamento delle evasioni da parte dei media dimostrava alle autorità la debolezza del loro sistema. Le reti ferroviarie sono sempre state tra i mezzi più gettonati per i tentativi di fuga, da chi si nascondeva al di sotto a chi saltava sul tetto dei treni dopo un viadotto. Ogni volta le misure di sicurezza venivano rafforzate. Più cani, più ordini, più militari. Chi aveva la fortuna di ricevere un permesso per passare qualche giorno a Ovest si ricordava sempre di fare compere e portare a casa dei regali. A Est, le autorità avevano dato al muro il nome ufficiale di barriera di protezione antifascista, ma nessuno se la beveva. Il muro di certo non era stato eretto per proteggere il popolo dalla corruzione capitalista. Da entrambi i lati del muro, la gente si era abituata all'assurdo. L'onnipresenza del muro, tuttavia, era un eterno promemoria del fatto che altrove esisteva uno stile di vita completamente diverso. Fastidio, ma ho sentito alla televisione che presto sarà distrutto. Potremmo andare dall'altra parte, ma poi verranno qui i carri armati. Ci sarà sicuramente una guerra, perché di là ci sono i soldati e anche i carri armati. Quando il muro sarà demolito, potremmo vedere i conigli. Ho visto che ce ne sono un sacco vicino al muro e secondo me verranno tutti qui. I 62.000 metri quadrati di Potsdamer Platz, il cuore di Berlino prima che fosse rasato al suolo durante la guerra, rappresentano solo uno dei tanti terreni che il muro ha reso inaccessibili. A causa di alcuni ostacoli naturali, per migliorare la visuale o comunque dove la sorveglianza era diventata impossibile, centinaia di ettari sono stati resi inaccessibili o semplicemente abbandonati. Per la gioia dei conigli, troppo leggeri per innescare le mine e che hanno cominciato a moltiplicarsi appunto come conigli. Molti altri terreni deserti vicini al muro non avevano praticamente nessuna utilità, come un appezzamento delimitato da una ferrovia sopraelevata e un muro. Tuttavia, il berlinese dell'Ovest Thomas Ziegler e i suoi amici hanno ritenuto che il luogo fosse ben esposto al sole, per cui ne hanno ricavato un orto. Sia io che il mio amico volevamo un giardino. Era piuttosto economico, perché la gente non lo voleva per via della sua posizione vicina al muro. Certo, sarebbe bello se il muro non ci fosse, ma il vantaggio è che possiamo fare a meno della recinzione. Qui ufficialmente siamo nel territorio dell'RD. Non so quando torneranno le guardie, ma torneranno senz'altro. Vengono a controllare il terreno. Sembrano degli escursionisti, ma in realtà lo fanno solo per far rispettare il loro status. Presentano il muro dal nostro lato, niente di più. E devo ammettere che sono anche molto gentili. Cercano di non calpestare la verdura. Un giorno, ti ricordi, Bern, gli hai detto: «Ehi, ragazzi, volete una birra?» Nessuna risposta. Silenzio tombale.
L'unica cosa che non vogliono è quel casotto lì in fondo, il cesso. Cioè, scusate, potevo dire bagno o gabinetto, è più raffinato. Beh, in ogni caso deve sparire, perché non abbiamo l'autorizzazione a costruire nulla sul loro territorio, nulla di solido. Cosa avete fatto con il bagno? Non l'abbiamo ancora demolito, ma ne abbiamo un altro. A ovest. A ovest, esatto. Prima che avessimo il gabinetto nuovo, ogni volta che dovevo andare al bagno, dicevo, beh, vado a casa di Eric. La mia famiglia vive dall'altro lato, in quel palazzo lì. Dallassù posso vedere il loro appartamento. Ci vive mia cognata con i suoi figli. Ma per andare da loro ci metto 2 ore passando dalla stazione di Friedrichstrasse. Loro possono venire in occasione degli anniversari, delle nozze d'argento per i miei 50 anni. Ma nient'altro. All'inizio è stato davvero allucinante. Ma poi, dopo 3 o 4 mesi, non ci facevamo più caso. Non perché lo accettassimo, ma perché sapevamo di non poterci fare nulla. Impari a conviverci. Attorno a Berlino c'è un bellissimo sentiero che si può fare in bici. Dura circa 4 ore. Parti da lì e poi torni qui. A noi sta bene. Piangere, gridare o prendere a pugni il muro non serve a niente. È completamente inutile. Dobbiamo tirare fuori il meglio dal peggio. Io la vedo così. Ma questo non significa che lo accettiamo e che ci vada bene. Nessuno lo vorrebbe. Non possiamo dimenticarci del muro. È come indossare una cravatta di piombo. È impossibile ed è davvero ingiusto. Non posso più vedere il muro? Non ho niente contro il muro. Secondo me è giusto che ci sia, non solo per motivi politici, ma anche perché senza il muro la parte ovest di Berlino perderebbe metà del suo valore, perché il muro la rende più affascinante e crea tantissime possibilità. Il contrasto tra i due sistemi rende la città ancora più viva. Non potrei immaginare Berlino ovest senza il muro. Cercare di razionalizzare la presenza del muro di Berlino non alleviava il sentimento di oppressione vissuto da tutti i berlinesi. A parte le spie, i berlinesi dell'est che erano in possesso di lasciapassare per entrare legalmente a Berlino Ovest erano davvero pochi. Tutti avevano figli, genitori o interessi superiori che rimanevano in ostaggio a Est come garanzia del loro ritorno. Berlino ha da sempre un legame indissolubile con l'acqua. La città è attraversata dalla Sprea ed è costruita attorno a una rete di canali e di laghi in ogni direzione. Le due Berlino dovevano condividere i corsi d'acqua per il trasporto delle merci. Per evitare di fare il giro lungo,
Le chiatte dell'RDT si facevano aprire di proposito le barriere per passare provvisoriamente nel settore ovest. Anche tutte queste navi erano controllate dalla Guardia Costiera dell'Ovest, sotto gli occhi della polizia militare americana, a bordo delle proprie motovedette. La polizia americana non aveva diritto alle scorciatoie. Doveva per forza fare il giro per pattugliare la zona sotto al celebre Ponte delle Spie, il ponte di Glienicke. È qui che avevano luogo i più importanti scambi di prigionieri tra russi e americani. La divisione della città seguiva a tratti il corso del fiume Sprea. Si potrebbe pensare che una traversata di una cinquantina di metri potesse tentare chiunque, ma quasi tutta la sponda era piena di ostacoli. Le temibili vedette dei Grenzsoldaten, la guardia di frontiera tedesco orientale, pattugliavano giorno e notte. Il tutto era coordinato da numerose stazioni di polizia e dalle indispensabili torrette di guardia. Alcuni hanno cercato di attraversare la Sprea a nuoto, ma il loro errore è stato che dal lato di Berlino Ovest c'erano degli amici o dei parenti ad aspettarli. È stata la presenza di queste persone ad allertare la polizia. Qualcuno stava per scappare da Berlino Est. E così, non appena hanno notato del movimento dalle nostre parti, le guardie dell'Est sono venute con le loro barche e hanno pattugliato tutta la Sprea per impedire a chiunque di passare. Vicino al Landwehrkanal, l'unico accesso fluviale a Berlino Ovest del posto, il territorio di Berlino Est si estendeva su tutta la superficie della Sprea. Finché i fuggitivi erano nell'acqua, erano alla mercé delle guardie. Per passare a ovest, l'equipaggio di scorta della nave da crociera Friedrich Wolf aveva pianificato un ammutinamento. Di nascosto, aveva fatto salire a bordo molti amici travestiti da addetti ai lavori. Una brusca accelerazione e un cambio di rotta verso ovest hanno dato inevitabilmente l'allarme. La nave è stata presa di mira. L'intensità del fuoco,
e i proiettili che arrivavano fino a ovest hanno provocato il contrattacco della polizia tedesca occidentale. Gli inseguitori tedesco-orientali hanno fatto dietro front e rinunciato alla loro preda. In seguito a tale episodio, sono aumentati i controlli notturni delle imbarcazioni e il passaggio è diventato ancora più difficile. La Sprea è rimasta una delle barriere più difficili da superare, nonostante qualche rara riuscita, come questa fuga a nuoto, filmata in diretta da un turista nel 1988. I Grenzsoldaten non avevano il diritto di sparare sul territorio occidentale e temevano una rappresaglia. C'era anche la possibilità di raggiungere Berlino Ovest dalla Germania occidentale in auto. La via principale era l'autostrada BAB2. Bisognava passare dal checkpoint Alpha, il passaggio di frontiera di Marienborn, tra le due Germanie. Il percorso copriva 150 km in territorio tedesco orientale sotto stretta sorveglianza, senza aree di sosta né di servizio. Era una strada molto frequentata. Al contrario, l'autostrada 111 a nord di Berlino Ovest andava solo in Germania orientale. Era praticamente deserta, ma altrettanto sorvegliata da entrambi i lati. Gli orientali temevano le fughe, gli occidentali un'invasione da parte dei sovietici. Era riservata esclusivamente a qualche funzionario e agli anziani, che non rappresentavano minacce. Nemmeno i turisti avevano il permesso di attraversarla se dovevano raggiungere l'aeroporto di Berlino Tegel per volare verso una spiaggia della Bulgaria o di Cuba. Oltre al muro terrestre e al muro acquatico, Berlino comprendeva anche un muro aereo. Gli aerei che atterravano o decollavano da Berlino Ovest erano sottoposti a un protocollo rigidissimo, applicato dalle quattro forze d'occupazione presenti a Berlino. Gli americani, i francesi, gli inglesi e i russi. Tali operazioni si svolgevano all'interno del centro di controllo top secret di Tempelhof. L'obiettivo era di evitare che le armi contraeree o i cacciarussi abbattessero aerei civili con dei passeggeri. All'inizio era stato il ponte aereo a salvare Berlino Ovest, ma poi, col passare dei decenni, anche la presenza continua di un importante contingente militare occidentale. La presenza dei militari era accolta piuttosto bene dai berlinesi dell'Ovest, che temevano soprattutto una possibile annessione della loro città ai comunisti. Alla fine degli anni Ottanta, si contavano 6.600 americani, 2.800 francesi e 3.500 inglesi.
dovevano far fronte a 11.500 guardie di frontiera dell'est e a un numero non identificato di soldati russi. Alla fine al muro ci si abitua, è inevitabile. I bambini si divertono, ci giocano a tennis, lo dipingono. Ci sono dei soldati molto gentili, i bambini gli parlano da sotto il muro. Gli raccontano dei loro animali, gli chiedono quando torneranno la prossima volta. È una cosa simpatica, divertente. Alcuni rispondono sempre, altri sono completamente impassibili. Lo scorso autunno qualcuno è stato ucciso da quella torre. Si era arrampicato sul muro con una scala e quando si trovava sul bordo, un primo soldato gli ha sparato vicino, mancandolo di proposito. Poi un altro ha urlato: «Quel porco va ammazzato!». L'hanno colpito, continuava a perdere sangue. L'hanno lasciato lì e noi abbiamo sentito tutto dalla finestra, come se fosse una cosa normale. I collegamenti di transito dell'interzona in genere erano isolati dal resto della rete ferroviaria a est, eccetto in un punto, la stazione di Albrechtshof. L'idea iniziale era di cancellare la strada, ma alla fine è stata solo ostruita. Harry Detterlin, un macchinista ferroviario, aveva saputo che sarebbero ripresi i lavori. Così ha analizzato accuratamente il terreno e ha notato che il deviatoio non era stato bloccato. Poiché il personale aveva l'abitudine di cambiare linea spesso, Harry aveva chiesto di essere assegnato a quella che aveva come capolinea la stazione di Albrechtshof. Non gli restava che disattivare i freni di emergenza. Quella sera sono stati acquistati 18 biglietti da amici e familiari di Harry e del suo collega Hermut. I passeggeri al corrente di quello che stava succedendo avevano paura, come Harry, di un possibile deragliamento. Pensando che il treno fosse fuori controllo, il capotreno ha attivato i freni di emergenza invano.
L'audacia di Harry Dettelin ha permesso a ben 5 famiglie di raggiungere l'Occidente. Il giorno dopo, la linea è stata distrutta. I filmati del 1978 hanno ripreso le numerose celebrazioni per il 750° anniversario della città di Berlino da entrambi i lati del muro. La parata militare organizzata a ovest era un'occasione per tutti gli oppositori di mettersi in mostra. I militari non erano davvero sul piede di guerra. La situazione era troppo assurda. Ma con le forze presenti nel pieno della guerra fredda, la minima scintilla avrebbe potuto dar fuoco alle polveri, fino a scatenare una guerra mondiale. All'epoca in cui sono state riprese queste immagini, era iniziata la riduzione dell'arsenale nucleare. Tuttavia, la fine della Guerra Fredda e tantomeno la riunificazione della Germania non era prevista nemmeno lontanamente. Non ci credeva nessuno. Ai politici importava di più parlare di sé che provare a cambiare il corso delle cose. Le parole del più famoso tra loro nel 1987 avevano esaltato i berlinesi. Ma i media, in Occidente, ne hanno a malapena parlato. La gente è stufa di vedere quel muro. Perfino il presidente americano l'ha detto. Signor Gorbachev, abbatta questo muro. Ma per il momento è ancora un'utopia. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Sì, Reagan e gli altri vogliono tutti che il muro crolli. Ma alla fine nessuno farà niente per i prossimi 50 anni. Gli alleati hanno troppa paura che il muro sparisca. Per un motivo molto semplice. Se le due Germanie si riunificano, alla nostra potenza economica si aggiunge la potenza militare dell'Est. E tutti gli alleati temono questa possibilità. Hanno paura di tornare come prima. Per noi ormai è un'utopia. Siamo troppo diversi rispetto a chi vive dall'altro lato. D'altronde è l'ideologia socialista che li ha resi così diversi. Ma proviamo a immaginare che il muro cada. Che cosa succederebbe? Se ne avessero la possibilità e il diritto, molti passerebbero da est a ovest. Per me non è utopia pensare che presto o tardi il muro sparirà, perché è qualcosa di innaturale. La storia ce lo insegna. È appurato che le cose costruite per dividere non durino mai. Il muro potrebbe restare per altri 100, 200 anni, oppure solamente 10. Nessuno può saperlo. Chi non vorrebbe respirare un po'? Vivere liberamente, poter dire quello che vuole. La costruzione del muro ha interrotto un esodo continuo di oltre 3.800.000 tedeschi dell'est verso ovest, ma non ha mai fermato il loro ardente desiderio di libertà. Il muro è crollato 2 anni dopo le riprese di queste immagini. Secondo i dati ufficiali, 138 persone sarebbero morte nel tentativo di superare il muro contro le circa 5.075 che ci sono riuscite. A piedi, indossando false uniformi russe, attraverso tunnel sotterranei, in mongolfiera, appendendosi ai cavi tra un edificio e l'altro, a bordo di aerei ultraleggeri, perfino all'interno di una mucca di Troia,
Tutte prove di audacia, di coraggio e di enorme immaginazione. L'uomo non è fatto per vivere in gabbia.